What's up, Marduk? What's up, bro? Right about now. Procediamo subito. Fammi sentire solo un attimo il pezzo. Coach, ma non posso cambiare la traccia dalla schermata del Just Chatting. Dai, Dio cane. Siamo di fronte alle porte della corte. C'è un quadro della Madonna appeso. E niente, si parte. Apollo Justice. Si dice Justice. Per favore, io non sparare. Ma ci dice che il signor Letus si trovava già a terra sul pavimento quando è entrato nella stanza. Forse era una trappola e lui ci è cascato. Improvvisamente io sento revolver molto molto vicino. Dopo io sento voce. Hai sentito dei colpi di proiettile? Sì, è vero. Io ho sentito revolver, ma solo rumore. Aspetta, quindi stai dicendo che sei entrato nel camerino e hai trovato il signor Letus già morto? E poi hai sentito degli spari? Cioè così? Quindi ti trovavi alla scena del crimine quando hai sentito gli spari? E sei scappato dal condotto dell'aria? Lo so. Cosa sai? Io so che se io apro condotto, io può lasciare palco e tornare backstage. Quindi i condotti andavano dal palco fino all'area del backstage. È questo che intende? Ehi, è vero. Guarda, Apollo. Sì. Ma come sapevi che era connesso in quel modo? Aspetta. Ammetto che suo padre era l'architetto che ha disegnato il forum o qualcosa del genere. Io l'ho sentito, da mago. Mago? Non guardare me. Un mago, eh? Beh, almeno sappiamo una cosa per certo. Maci non ha sparato al signor Letus. Sì, ma quindi cosa sappiamo? Dobbiamo dire che è entrato dentro la stanza e ha trovato il corpo e poi ha sentito gli spari. Non andrà molto bene in corte. Apollo, tu sei il suo avvocato difensore. Devi credere a quello che dice, anche alle bugie. È quello che mi ha sempre detto il papà. Vabbè, quindi cosa facciamo? Sei sicuro di non voler testimoniare, Maci? Io? Non parlare? Oh no! Beh, io ci ho provato. Quel bozzolo. Vieni, vieni. Non posso tornare a casa. Vieni. Non posso tornare a casa in Virginia. Non voglio tornare. Mio padre. Don Alessandro, grazie cuore per i 21 mesi. Grazie cuore, Don. Grazie infinite. La penalità per portare un bozzolo fuori dalla Virginia è la morte. Vabbè, dovremmo trovare un altro approccio. È così che si fa, Apollo. Quindi qual è il tuo piano? Se Maci non testimonierà, dovremo farlo fare a qualcun altro. Beh, la frego. Penso che non abbiamo altro tempo, rientriamo. Certo. Giugno. La corte ora in sessione. Signor Justice, avete capito le cose con l'imputato? Certo, vostro onore, abbiamo parlato come si deve. Molto bene. E allora testimonierà? Vostro onore, l'imputato non testimonierà. Beh, cosa? Un peccato.
E io che pensavo che fosse la tua grande chance di ribaltare il caso. A dire il vero, lo è. La difesa vorrebbe approcciare questo caso da un angolo differente, vostro onore. Un angolo differente! Se Macci non testimonierà, allora so chi lo farà. Vorrei cross-esaminare il testimone in questo caso, la Miroir. La Miroir! Obiezione. Ah. Che cosa ti stai inventando? Credevo avessimo determinato ieri che la testimonianza di la Miroir era insostanziale. La Miroir è stata portata ieri all'ospedale, con delle ferite. Cosa? È stata assalita, vostro onore. Assalita! Qualcuno voleva la Miroir morta. Fortunatamente è stata in grado di salvarsi. Cosa? Io non ho sentito nulla del genere. Procuratore Gavin, perché qualcuno dovrebbe provare a uccidere la Miroir? Ti viene in mente una ragione? Beh, pensa come è conosciuta nel nostro paese. La cantante dall'estero che non parla inglese, giusto? Eppure qualcuno ha cercato di tenere la bocca chiusa. Who could that have been? Non dirai! Sì, invece. È stata la stessa persona che ha sparato alle Tuz. Il killer aveva paura di lei. Paura di ciò che potesse dire. La difesa crede che qualcosa fosse nascosto nella sua testimonianza di ieri. Qualcosa che il killer non vuole venga fuori. Quindi... Ho capito bene quello che state dicendo? Ovvero che c'è una pepita di verità nella testimonianza della Miroir che dobbiamo ancora scoprire. Esatto. Se la Miroir è stata attaccata, è un problema gravissimo. Molto bene. C'erano dei punti un po' vaghi nella sua testimonianza di ieri. Però non abbiamo inquisito abbastanza. La corte ascolterà la Miroir per l'ennesima volta. La Miroir, devo scusarmi. Dobbiamo chiedervi un'ultima volta di trovarvi qui e parlare. Non c'è bisogno di scusarsi. Io so che Maci è innocente. E farò tutto quello che posso finché anche la corte non se ne renderà conto. Beh, rivediamo la vostra testimonianza di ieri. Ci hai detto di aver sentito due spari e la voce di colui che ha sparato attraverso la finestra. Che la voce apparteneva a Darian Crescent, sbaglio? È corretto. Il momento nel quale ho provato che non potesse essere corretto. Lei non poteva aver sentito nessuna di quelle cose. La piccola finestra sulla scena era chiusa ed è stata scoperta essere insonorizzata, ecco, questa è la parola che volevo dire. E allora, Sir Justice? Io non so esattamente cosa ancora, ma so che c'è qualcos'altro. Sembra che ci sia molto che non sai. Mio dovere ascoltarlo. Il testimone vuole testimoniare ancora una volta, per cortesia. Ma certo, vostro onore. I was on my way from the stage to the backstage exit. Quindi stavo andando dal palco all'uscita del backstage. Ed è lì che l'ho sentito, il signor Letus e il detective. Ho sentito il tonfo, insomma, il suono di uno sparo e mi sono fermata. Poi ho sentito un altro sparo. C'era odore di polvere da sparo. Sapevo di doverlo dire a qualcuno, ma
ero molto di fretta e quindi ho continuato a camminare oltre la finestra. Ok. Yes. Più o meno la stessa testimonianza di ieri. Mi dispiace. Non sono abituato a parlare molto in questa lingua. Forse le mie descrizioni sono un po' manchevoli. Eppure tutto ciò che ho detto qui è la verità. Allora il mio distinto dispiacere è dirlo. Ciò che avete detto essere accaduto è impossibile. Ma devo ripetermi ancora una volta. La Miruara è stata attaccata a causa di questa testimonianza. Che c'è, Trusi? Apollo, sai, per un momento sembravi abbastanza figo. Molto bene, signor Justice! Forse volete figamente cross-esaminare il testimone? Mi vuole, Pisa, vorrei il mio cazzo in gola, nel culo. Io vorrei leccare i capezzoli suoi. Non di Lamiroa, anche di Lamiroa, però principalmente di Trusi. Ciò che ho sentito. Sto andando, oh. Iniziamo a fare il nostro solito pressing. Qualcosa non va. So di aver detto hold it, ma sta dicendo le stesse cose che ha già detto prima. Signor Justice! Mi dispiace, non è nulla. Continuate con la vostra testimonianza. Ora capisco cosa intendono con la reckless youth di questi giorni. Pazzia. KNS Sports, grazie qua per i 4 mesi fra. Non lo so, no, poi se non è crotone, Apollo, crotone, ti fa crotone. Facciamo un salvataggio che qua inizio a preoccuparmi con questa cosa che della reckless youth. Allora. Possiamo tutto. Darian Crescent. Non conoscevo il suo nome in quel momento, però sì, era lui. Colui che si è trovato qui ieri. Quante volte devo ricordarvi che è impossibile. Non c'è modo che tu possa averlo sentito. Poiché la finestra alla scena era chiusa. È questo il motivo? Ma certo. Apollo, se continuiamo a chiedere le stesse cose di ieri non andremo da nessuna parte. Ha ragione. Forse c'è un altro angolo da cui posso provare. I think I will be saving the game right now. Qua ci interessa, qua, vediamo un po'. What were they talking about? Did we read anything else? No need. Facciamo la domanda che Eren non ha fatto. La Miruar, hai... Per caso ti ricordi ciò che si stavano dicendo? Sì, dicelo, ti prego. Ci ho riflettuto molto, ma... Non si ricorda. Ho sentito solo una frase chiaramente. Attenzione, forse ho trovato la pista. Una frase intera. Ti ricordi qualcosa che è stato detto? Perché non ci hai detto nulla ieri? Avevo paura di parlare. Vedi, io non capisco ciò che è stato detto. Ok, potremmo esserci. Beh, e cosa ha detto? Era l'altro uomo a parlare, non il signor Vetus. Quindi colui che ha sparato. E beh, cosa ha detto? È finita. Premi l'interruttore, ora. Interruttore! E questo ha detto... L'ha detto il killer alla vittima? Anche io ho pensato fosse strano. Beh, è una roba assurda! Signor Justice? Allora... È molto, molto chiaro, insomma, è vitale. Dovremmo assolutamente aggiungere la testimonianza. Ok.
Interessante ciò che abbiamo qui tra le mani. Una bella aggiunta alla nostra testimonianza. Early senza aver precisato tutto. E let's press it, I mean. Era la voce del detective Darian? Sì, ne sono certa. Ma perché doveva dire una cosa simile alle Tus? Apollo, l'arma del delitto, il revolver. Era di Letuso, giusto? Sì. E beh? Beh, forse ha detto premi l'interruttore. Ma in realtà intendeva premi il grilletto. Perché il suo inglese non è così buono. Darian Crescent è nativo. Oh, giusto. Mi ero dimenticata. Non è una cosa che usualmente il killer dice alla propria vittima. Non c'era nessun altro nella stanza! Non lo so. Tutto ciò che ha sentito era Letus e il detective. Ok. Aspetta allora. Vai a fare un altro salvataggio. Noi questo switch, diciamo che potremmo anche provare a mostrarglielo. Mi ha fatto un salvataggino. No, beh, possiamo lo switch. Proviamo. Easy. Eh sì. Premi l'interruttore. C'è solo una chiave che può sbloccare il mistero di queste parole. Eppure non c'è nient'altro sulla scena che potesse essere chiamato un interruttore. A parte le luci. Vero, non c'era un interruttore sulla scena. Ma si dà il caso che io abbia un interruttore proprio qui. Ma sembra proprio un interruttore. Il problema è che è stato trovato non proprio sulla scena del crimine, ma sullo stage, al palco. Il palco! Dove si trovava, dove veniva portato avanti il concerto, insomma. È stato trovato nascosto lì. Sul palco. Stai dicendo che la voce che ha sentito la Miroir era quella di qualcuno che comandava a qualcun altro di premere questo interruttore? È una possibilità. Oh, signor Fronte. Io la chiamerei un'impossibilità. E perché? Non c'è bisogno di ricordare alla corte il layout del forum. Il palco è molto lontano dal camerino di Lamiroir. Per non parlare del fatto che i Gavinner si trovavano nel bel mezzo di un concerto. E non siamo proprio una band tranquilla. Puoi urlare quanto ti pare, ma non ti sentirà nessuno. La voce del detective era alta, ma sicuramente non era un urlo. E quindi anche i vostri... Insomma, sei un ucchiacazzi, Apollo. Mi dispiace. Ma non aveva bisogno di urlare. Come dici, scusa? Hai sentito cosa ho detto? O c'è bisogno che io lo urli? Sarebbe stato abbastanza difficile farsi sentire sul palco da quel camerino. A te piacciono le prove, non è così? Che te ne pare di questa? Come pensavo, però noi abbiamo l'oggetto. Sicuramente questo, insomma, abbastanza chiaro, mi auguro. Non mi ricordo altre cose che potrebbero... Ok, dai, per cortesia. Procuratore Gavin, forse siete familiari con questi? Perché quello? Cosa? Cos'è? È un nuovo telefono da... Come, non so come dire, no? Un po' da... Così. No. È un tipo di trasmettente. Un dispositivo di comunicazione.
cosa? Da quel che ho sentito, tutti sul palco ne stavano indossando uno. Non è così, procuratore Gavin? Non potevo salvare Suppos. Sì, cazzo. Servono per parlare tra membri della band. Ne avevamo tutti uno. Quindi ammetti che ne stavi indossando uno? E ammetti che parlare dal palco al backstage sarebbe stato semplice? Obiezione. È così, ma aspetta. Questi ultimi mandano un segnale elettronico. Per evitare interferenze con i sistemi audio, il loro range è molto limitato. La Miroir ha detto che era di più o meno 30 piedi, giusto? Beh, guardiamo questa cross-section diagram del forum del concerto. Esatto. La camminata sembra lunga, ma la distanza diretta, in linea d'aria, è meno di 30 piedi. Può essere. E quindi, quando ha sentito la voce del killer, forse stava parlando con qualcuno sul palco! Stai dicendo che questo sia l'interruttore di cui parlavano? Ma perché? Doveva essere sul palco in quel momento. Poteva essere stato messo in una tasca e portato ovunque. Qualcuno potrebbe averlo nascosto sul palco dopo il fattaccio. Ha ragione. Come sappiamo? I don't know where it was when shared the voice. Come sappiamo? Come facciamo a sapere dove si trovava quando lei ha sentito la voce? Quando il killer ha detto premi lo switch. Beh, suppongo che non lo sappiamo. Una sfortunata circostanza. Temo che finché lo sappiamo, non servirà nulla di battere. Ah. Ma come Fine? È molto semplice, eh? Veramente la cosa più semplice. Cioè, praticamente la Miroir ha visto, cioè, o meglio, ha sentito la voce di Letus, la vittima, e la voce del killer. Ha sentito il killer dire premi lo switch. Ok. Semplicemente non si sa, Fine, ma ho capito che in teoria, da quello che dice Clavier, noi non potremmo saperlo cosa... Cioè, lei, insomma, non potrebbe aver sentito. Però, evidentemente, cioè, lei ci sta dicendo quello che ha sentito. Quindi, insomma, se dice aver sentito questo, effettivamente ha senso. E lei non dovrebbe sapere niente di questa roba. Non sappiamo nulla ancora. È Clavier che dice, no, non può essere che lei ha sentito. Cos'è questo interruttore? Non sappiamo neanche questa cosa. Aspetta un secondo. Io non so cos'è questo. Io so cos'è questo switch. E se seguiamo questo treno logico, alla sua incredibile conclusione, finisce una prova che cambia completamente il caso. Che succede, Apollo? Noi conosciamo questo interruttore, no? Sappiamo cos'è. Sì? Beh, pensa a quando è stato usato quel giorno. Pensa a ciò che è accaduto. E allora, signor Justice? Se non avete altre informazioni da condividere... Vostro onore? Sì? Io sono stato remiss nel non raccontare questo alla corte prima. Ma io so cosa sia questo switch. Beh, sembra che la difesa abbia deciso... sia, insomma, decisa a collegare questo switch al caso. E allora mostrateci delle prove di questo link. Quali prove avete? E non ci fa salvare neanche oggi, di porco cane bastardo. Però noi lo sappiamo. Il fatto è che potremmo dover mostrare questo. Ah no, ok, c'è solo quello. E allora mostriamo questo. O la chitarra.
Si vede l'igniter dentro? No. Oh. Procuratore Gavin. Vi ricordate di questo? Oh! Ma... quel cosa! È un altro di quei telefoni da coglione! No! Questo è un igniter. Ma quale telefono ha mai visto che ha questo aspetto? Igniter! Qui, tipo l'accendino! Vero, Pisa? Sì. Non starai dicendo che questo interruttore è un telecomando? Sì. È un trigger remoto per un igniter. Cosa? Guarda, ti mostro subito. Signor Justice! Signor Justice, mi prego, fermatevi! Oh, scusate, era un po' più di fuoco di quanto mi aspettassi. Se i miei baffi avessero preso fuoco! Procuratore Gavin, lasciate che mi ripeta. Questo interruttore è un telecomando per avviare l'igniter. Non vi suggerisce qualcosa questo? Tu stai parlando di ciò che mi è accaduto, non è così? Ah. Esatto. Quella notte al concerto c'è stata un'inusuale esplosione di fiamme. Quando la tua chitarra ha preso fuoco nel mezzo di una performance. E non era parte dello show? Il procuratore Gavi non sapeva nulla di questa pianificazione. E la chitarra che ha preso fuoco era un ricordo molto di valore. E così l'ho ottenuta in Virginia dalla Miroir. Ha detto che il suono era incredibile prima che bruciasse. Migliore la chitarra e meglio brucia. Signor Fronte? Sì? Non ditemi che state cercando di collegare queste due cose. No! Ovvero la voce di la Miroir, la voce del killer sentita dalla Miroir e la chitarra che prende fuoco? Sì. È molto semplice se ci pensi. Ciao Jessica, grazie, grazie. Buona serata. Il signor Letus e il killer si trovavano sulla scena del crimine. Il killer indossava un headset e ha ordinato a qualcuno di premere l'interruttore sul palco. L'interruttore è stato preparato, premuto, e la chitarra ha preso fuoco. Beh, ha senso! Beh! C'è qualcosa che mi turba! A me sembra abbastanza semplice. Obiezione. Signor Fronte. Non distruggere quel poco di rispetto che ho per voi. Mi aspettavo qualcosa di un po' più... sensibile. Suppongo che mi sbagliassi. Che succede, procuratore? La sua semplice storia non ha alcun senso. Pensaci. Quella notte la mia chitarra ha preso fuoco, sì. La causa potrebbe essere stata questa, certo. However... la chitarra ha preso fuoco durante il secondo set. È vero. È così. Eppure, la sparatoria è accaduta durante il terzo set. Le due cose sono scollegate. Sì, sì. La premessa è tutta una merda. Vedete? Questa storia non ha senso. Obiezione. Are you sure about that? Cosa volete, signor Justice? Forse non è la mia premessa ad essere in fallo, ma la premessa dell'intero caso. E cosa sarebbe? Sto dicendo che forse
L'omicidio non è accaduto durante il terzo atto. Cosa? Ma il detective Maskai ha sentito gli spari e ha trovato il corpo. Tutto questo è accaduto durante il terzo atto. Obiezione. Si sono sentiti degli spari e, secondo la sua testimonianza, Mashi si trovava nel camerino in quel momento. Ma dove volete andare a parare, Justice? State con me, vostro onore. Ci ha detto anche questa cosa nella sua testimonianza. Ovvero che alla vittima avevano già sparato. Abbiamo tutti sentito... Abbiamo tutti sentito degli spari, ma nessuno ha visto la sparatoria. Questo è follia. Poco prima che la sparatoria avesse luogo, il killer è stato ascoltato tramite la sua trasmittente, mentre diceva a qualcuno di premere un interruttore. Un momento dopo, il procuratore Gavin vede la sua chitarra prendere fuoco. E sappiamo che un telecomando ha dato via all'igniter che si trovava all'interno della chitarra. Da tutto questo possiamo trarre una conclusione. Il crimine non ha avuto luogo durante il terzo atto, ma durante il secondo atto. Cosa? Fortuna che ha fatto lui. Ordine, 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 Liu Kang! Ma... E questo era contro le prove! Che cosa, vostro onore? Il crimine è stato portato avanti secondo il testo della canzone, no? Ha ragione, guarda. Il proiettile dovrebbe arrivare dopo il fuoco. Stai pensando nella maniera sbagliata. Guarda, fammi capire, perché il killer avrebbe dovuto craftare gli eventi di quella giornata per seguire il testo? È un gran casino stare lì dietro. E non ci guadagni nulla. Ma, boh, avrà avuto la ragione. Sì, l'avevano. Una ragione che ha reso vantaggioso seguire il testo. Questa è la miglior host del mondo. Quindi state dicendo che l'ordine è stato invertito apposta? Ma... Invertito? Ma... Se il criminale ha seguito il testo strettamente, allora sì. L'omicidio avrebbe dovuto arrivare dopo che la mia chitarra aveva preso fuoco. Eppure, il signor Fronte ha sollevato un'altra possibilità. Sta dicendo che il proiettile non è arrivato dopo, ma appena prima del fuoco. Assolutamente. Dovevamo solamente pensare che l'omicidio sia accaduto dopo. Vero, capito? Questo era l'obiettivo del criminale. Il crimine ha seguito il testo fino a un certo punto. Ma era solamente per gradire. Altrimenti perché il killer avrebbe dovuto rischiare di essere scoperto spostando il corpo? Era solamente il tocco finale per farci pensare che aveva seguito il testo fino alla fine. Calore. Ordine, 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 porca madonna! E questo spiegherebbe questa inusuale situazione. È proprio così, signor giudice. Il killer ha cambiato l'ordine degli eventi per creare un alibi per se stesso. In altre parole, il killer era qualcuno che aveva un alibi per il terzo set, ma non per il secondo. Obiezione. Speravo che non giungessimo a questo, ma... Ahimè. Eccoci qui. Lascia che ti spieghi per quale ragione la tua piccola storiella non ha alcun senso. Suona molto bene, devo ammetterlo. Ci avete dato una ragione per la quale il killer si è prodigato di seguire il testo della mia canzone. Ma io
Mi interrogo riguardo la vostra logica. Poiché fa cagare. Fa cagare? Sì. Una contraddizione, signor Fronte. Una contraddizione che ho sottolineato... sottolineato diverse volte. Al momento del crimine, la piccola finestra sulla scena era chiusa. Come poteva la Miroir aver sentito una voce attraverso di essa? Io capisco che vogliate deviare la nostra attenzione da questo critico fatto. Ma state basando il vostro intero ragionamento su una premessa falsa? La testimonianza della Miroir è il mio intero caso. La voce che ha sentito, la voce del killer. Ma se non poteva sentirla, Apollo? Senti, che cazzo dobbiamo fare? Cioè... Sappiamo di un uomo che ha detto premi l'interruttore. E vicino alla scena del crimine abbiamo un interruttore. Che serve proprio per far partire quel cazzo di igniter. E poi, alla fine, abbiamo anche la chitarra di Gavin che prende fuoco. Non può essere una coincidenza, ma come faccio? Vedo una linea di questioning. Vedo che... cioè, qual è il discorso, ragazzi? Io credo che sia richiesta qui una più diretta linea di domandaggio. Quando la scena del crimine è stata investigata, immediatamente dopo il crimine, quella finestra era chiusa. Puoi spiegarci come la Miroir ha sentito la voce? Ottima traduzione, lo so, lo so. Fatemi salvare che ho paura. Aspettate anche che rispondo una roba al volo. Alba. Un punto chiave, senza dubbio. Bella, Cristiano. Esatto, Samu. Signor Justice, spiegate subito alla corte questo casino. Ok, Justice, hai una cosa da provare, solo una cosa. La Miroir ha sentito una voce. E l'ha sentita durante il secondo set. Pensa, come ha potuto la Miroir sentire la voce? She has divine hearing. She has divine hearing. That must be it. La finestra era aperta o lei era da un'altra parte? Allora, la prima cosa che si fa in questi casi è un salvataggio. Entrambe sono valide, però... cioè... boh. Per dire la finestra era aperta, non c'è nessuna base. Cioè, non c'è nulla che mi faccia... cioè, secondo quale base dovrei dirlo? Cioè, è solo una supposizione. Però anche che si trovasse in un'altra parte, ma è già più probabile, sai, è cieca. Secondo me è più probabile che lei si trovasse da qualche altra parte. Vabbè, comunque abbiamo salvato, proviamo. Quando abbiamo investigato la scena, la finestra era chiusa. Il killer non aveva ragione di chiuderla. Fosse aperta. Il che significa che era impossibile sentire la voce attraverso quella finestra. Ok. Sono felice di sentire che dite cose che hanno senso. Per un momento... temevo che voi foste borginiani. Come stavo dicendo, la voce... la Miroir non poteva sentire la voce attraverso quella finestra. Quindi c'è solo una spiegazione. Ha sentito la voce da un'altra location. Cosa stai dicendo? Mi fate molto ridere, sai? Ero qui che pensavo che aveste recuperato il senno. Ma... temo che tu non abbia recuperato proprio un cazzo. Devo interpretare per voi, signor Fronte?
La Miroir ha detto chiaramente di aver sentito la voce attraverso quella finestra. E c'è solo una piccola finestra sulla scena. Are you sure? Pensaci un attimo. Non c'è un'altra piccola finestra sulla scena? C'è? Io non conosco quello sguardo. Vuole che glielo chiediamo noi? Molto bene! Quindi dite che la Miroir ha sentito la voce da un'altra location. Signor Justice, e fatecela vedere questa location, no? La Miroir ha sentito la voce da... Ah, aspetta, ok. Sarà la porticella... No. There's no such thing! Da dentro il secchio, cioè... C'è un secchio. Che cazzo ho sentito? Da dentro questo secchiello dell'immondizia, da questo secchiello del ghiaccio, per caso. L'abbiamo già fatto, fine. Si è travestito da cadavere, ottima idea da parte sua. Dai fuori di proiettile, ma no, non credo. Non lo so, raga, dove cazzo è? Dal fondo. Kaede, scherzo per 25 mesi fra. Cioè, allora, l'unica roba, cioè, che non è i fori, perché non vorrei dire i fori. Cioè, è tipo da qua sopra, dal condotto dell'aria, ma perché si trova nel condotto dell'aria? Tantone mio behavior trovarsi nel condotto dell'aria senza ragione, eh. Non so. La custodia della chitarra qui. Vabbè, senti, proviamo da qua dentro, ma mi sembra strano, sinceramente. Infatti mi sa che abbiamo preso. È da qui che la Miroir ha sentito la voce. Ma quello è una piccola... Attenzione! Attenzione! Prima parlare e poi pensare, è vero, Godò? Vero, vero. Prima parlare e poi pensare. Dai, Pisa. Che cosa ci ha detto lei? Lei ci ha detto di essere una borginiana, non familiare con la nostra lingua. Non è difficile immaginare che abbia chiamato questo condotto dell'aria una piccola finestra. Cioè, sarebbe questo ragionamento? Ma scusami, eh. Cioè, se io sto spiegando a tutti, guarda, io ho sentito questa voce, l'ho sentita da una finestra. Cioè, mi renderò conto che mentre mi trovavo ad origliare da quella finestra ero sdraiato dentro un condotto dell'aria con una grata. Cioè, mi sembra veramente strano, sinceramente, eh. Avrebbe dovuto menzionare forse che si stava intrufolando all'interno di un condotto dell'aria. È cieca. Sì, ma me ne accorgo se sono sdraiato a terra. Cioè, non voglio dire, so che le finestre non si trovano sul pavimento. C'è un motivo che ho menzionato, me lo auguro assolutamente. Obiezione. Ora sì che hai esagerato. Stai esagerando veramente troppo. Dai, Pise! Quindi la Miroir si trovava nel sistema di ventilazione ascoltando la voce di quest'uomo. È l'unica spiegazione logica, sì. Logica? Non credo che tu sappia qual è il significato di questa parola.
Ok. E allora? Ma devo anche risponderti. Perché l'ammiraglio doveva trovarsi lì? Nascosta come un ratto. Senza alcuna offesa, ovviamente. La spiegazione è molto semplice, procuratore. Non è così, l'Amiroir? Voi avete ascoltato la nostra discussione, no? Sì, lo ammetto. Sono rimasta molto confusa da ieri. Sì, la piccola finestra era chiusa. Ma per quale motivo allora non potevo sentire attraverso di essa? Temevo che il nostro procuratore avrebbe avuto bisogno di un interprete. Il problema qui sono le parole. L'ammiraglio, questa piccola finestra attraverso la quale hai sentito la voce si trova in alto, sul soffitto? Non... Oh! Non in basso sul muro? Cioè lei si trovava... No, era su, era su! Pensavo che mi stava per dire... No, no, sì, l'ho sentita attraversare il condotto, tipo, cioè, proprio come un altoparlante. No, no, si trovava sul soffitto. Ordine, ordine, porco Dio! Vabbè. Testimone, dovete subito spiegare alla corte! State dicendo che io ho trovato nel soffitto! È da lì che avete sentito tutto! Sì, è così. Mi dispiace, non avrei mai immaginato che sarebbe stato un punto così importante. Perché eravate lì? È l'ora di un'altra testimonianza qui! Io temo di non... No, non posso. Devo ricordarti che si tratta di un processo per omicidio. Ascolteremo la tua testimonianza. Ortofrutta, grazie qua per i 2 mesi. Grazie infinite, grazie infinite. Diteci per quale ragione avete testimoniato il crimine dal soffitto. Ok. Sì, mi trovavo sul soffitto quando ho sentito la voce. Fra un encounter di Fear and Hunger questa immagine comunque, eh? Avevo sentito che c'era una piccola finestra lì già prima. Era nel bel mezzo della mia performance. Non avevo tempo di riportare ciò che avevo sentito. E il motivo per cui mi trovavo lì non posso dirvelo. Sono obbligata alla segretezza. Segretezza? Nella mia linea di lavoro ci sono molti obblighi da rispettare. Ma avete detto che vi trovate nel mezzo della performance? È tutto chiaro. Quindi questo è accaduto durante il secondo set? Io non ho testimoniato il crimine, dovete capirlo. Io so solo ciò che ho sentito. Sì, ma dovete dirci cosa facevate là, vi prego! È a questo che serve la cross-esaminazione, non è così, signor Fronte? La nostra missione in questa corte è discernere la verità. No obligation, no binding pact may hinder that mission. Molto bene! Signor Justice, procedete! Che cosa farai, Apollo? Io scoprirò la verità. Si trova su quel soffitto per una ragione. Devo solo tirarglielo fuori dal culo. Sì, mi trovavo sul soffitto, ho sentito la voce. C'era anche, sì.
was in the middle of my performance and no time to report what I had heard. As to I was there, I cannot say. No, pressare. Sì, un po' rush. Non credo che sia giusto. Hai sentito gli spari durante il secondo set, durante la tua performance. Siete sicura? Sì, perché dovrei mentire? Perché non ce l'avete detto ieri? Nessuno me l'ha chiesto. Pensavo voi sapeste. Vi ho detto che Machi non era il killer. Ve l'ho detto tante volte. Sì, l'hai fatto. Ma non ci hai mai detto perché. Mi dispiace. Io non potevo parlarne. Non parlerà Apollo, cosa facciamo? Beh, allora dobbiamo provarlo noi. Devo provare, devo mostrare dell'evidence with gusto. Finché questo patto... Finché lei è obbligata a questo patto di silenzio non parlerà. Ma posso provare perché si trovava lì? Dovrà ammetterlo. Ma come lo farai? Stava cantando sullo stage, Apollo. Non poteva essere sul soffitto. Sì, invece. Ho una teoria sul perché. E forse le prove per dimostrarlo. Ok. Quindi mostrate le evidence con gusto, suppongo. Ma c'è anche un'ultima frase qua. I bound to secrecy on this matter. Allora direi che o questa... Ma in realtà è tipo uguale praticamente. Che devo mostrare una prova, suppongo. Però, insomma... Ho detto, scusa, se è accaduto durante il set... Lei ha una scelta durante il set, fa la trasmigrazione del corpo, no? Fa la trasmigrazione attraverso Satori. Quindi vorrei cercare di farle capire che sto intendendo quello, cioè voglio dirle... Tu a una certa durante la performance sparisci. Come fai? Però che cazzo le mostro? Cazzo mostro? Non c'è Money the Monkey. No, non voglio mostrare questo. Comunque, prima ancora, ovviamente, andiamo a salvare. Se no, forse non è che di nuovo sto andando avanti con la testa rispetto a dove ci troviamo? Perché dice, no, il patto di segretezza, no? Che siccome è il mago che l'ha fatta sparire, allora lei non può dire perché, perché il mago rompe il cazzo e fa ostruzione di giustizia. Tranquillo, sì, c'ho tutto qua. Te lo chiedo a tutte le prove. Madonna puttana. Allora, qua un cazzo di mostra del mago. Oppure devo mostrare la... Non posso mostrare la persona. Autopsia, cazzo, questo di che era? Ah, forse va bene questo. Questo qui che mostra che è una certa... Si può mostrare questo, che una certa sparisce. Si può stare. Mi ripeto, non so perché... Pensavo sempre alla musica e basta, come fosse il mixer. Perfetto, perfetto. L'ammirare a dire la verità, la ragione per la tua presenza sul soffitto è abbastanza ovvia. Specialmente quando consideriamo ciò che è accaduto durante la tua performance. Ciò che è accaduto? Sì, è tutto qui su questo video. Grazie. Mamma mia, Unreal Engine 10. Lo rivediamo volentieri un'ultima volta. Poi non penso sia l'ultima, purtroppo. Non si può skippare comunque. È un bel video, un bel video. Almeno. È bello, cresce la storia.
Come possiamo vedere, l'Amiroir non si trovava chiaramente sullo stage per la sua performance. Oh. Per quanto mi addolori dover essere così realistico, l'Amiroir è incapace di sparire. Figuriamoci teletrasportarci, scusate tutti. Però ho dei problemi enormi con la scheda audio. Dunque, l'unica spiegazione è che si stava nascondendo alla vista dell'uomo, dell'essere umano. E in quel momento, in quel frangente di tempo, si è spostata sul retro del forum. Apollo! Che c'è, Trusi? Non è bello rivelare i segreti di un mago, ed è contro le regole. Beh, sono un avvocato, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio un cazzo. È molto affascinante. Ma com'è possibile? Ci sono solo 20 secondi tra la sparizione e la riapparizione. A parte che nel video è mezzo secondo, tipo, però vabbè. Forse non è vero. Non poteva muoversi così in fretta. Qualcosa non va al procuratore. Questo era il suo concerto, il suo show. Sa bene come l'illusione è stata portata avanti. Lo sta solamente... sta realizzando solo ora della sua... distrazione, insomma, diciamo. Diamo un'occhiata alla cross section. Qui possiamo tracciare un percorso attraverso il soffitto, che va dal palco, attraverso il backstage, per attraversare il forum. Un elettroshock hanno fatto. Ricordate la testimonianza di ieri di l'Amiroir? Stavo tornando dall'uscita del backstage. C'era una specie di piccola finestrella lì, è così che l'ho vista. È andata dal palco all'uscita del backstage. È proprio la route che sei qua sopra il soffitto. L'Amiroir lo sapeva perché era parte della sua illusione. Ma non era l'unica a saperlo. Cosa? Proprio ora? È una sorta d'attesa, Maci mi ha detto una cosa. Io so che se io apre condotto, io può lasciare palco e tornare backstage. Ha detto questo. Non eri stato informato, procuratore Gavin? Io sapevo della sparizione, ovviamente, ma non avevo idea del percorso che sarebbe stato usato. Perché non me l'ha detto quel mago di merda? I maghi rivelano i dettagli dei loro atti. Su una base di assoluta necessità di conoscenza. Che ovviamente risolvere un caso di omicidio non è un caso di assoluta necessità. È il pane quotidiano della vita di un mago, sai. È per questo che ha obbligato l'Amiroir alla segretezza. L'Amiroir? L'ho impressionata, signor avvocato. Ma ci aveva ragione su di voi. E allora? Dite che avete usato questo percorso! L'ho fatto. Io non capisco! Che cosa non capisce, vostro onore? Ma come ho detto prima? C'era molto poco tempo tra la sparizione e la riapparizione. Massimo 20 secondi! Come hai fatto? Si è pure fermato a sentire la voce! È una bella domanda. Potete spiegare? Io no, non posso. Molto bene! Signor Justice? Sì? Spiegamelo tu! Fai la tua magia!
Quale magia, vostro onore? E spiega come ha fatto! Oppure... fuori dai coglioni! Ah. Perché rompo il cazzo solo a me? Come ho già detto prima, non ho libertà di parlare dell'illusione di quella notte. Però dovrei dirci quel che puoi! Ok, dobbiamo cross-esaminarla di nuovo? Buona fortuna, Apollode. Ho seguito la route esattamente come sono stata istruita. C'è un'uscita di emergenza nel backstage, dove uno stagehand aspettava. Da lì uno può entrare il forum dal lato opposto rispetto al palco. Il piano era che io mi muovessi verso di là in 2 minuti. Mi sto dirigendo là quando ho sentito la voce. Ok. Ma come 2 minuti? Appunto. Facciamo sta cosa esaminazione. Però, come 20 minuti? Io ho già capito, sono una maga dopo tutto. Allora dimmi. No. Non posso rivelare un altro segreto da mago, dai. Ma dai, oh. Dai, che stronzato. Seguito la route attento come sono stata istruita. C'è un sistema di nel backstage. Backstage Inquited. Da lì uno può entrare al fondo da second stage. Grazie Riberi per i 35 mesi. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. No, questo è assurdo. Cioè, com'è possibile 2 minuti? Scusa. 2 minuti. Sì, si può anche fare in 1 minuto, correndo. Ma come fai a correre lì? Signor avvocato, vi siete dimenticati? Per me, buio o illuminato non fa differenza. Ah, vero, ma... Quindi dite che la notte del concerto avete fatto il percorso in 2 minuti? Sì, ma per poco non ce la facevo. Vedi, mi sono fermata a metà. Il video della Viola sparisce per 20 secondi. Ma dice di aver fatto il percorso in 2 minuti, come? Volete la mia opinione professionale? Scommetto che la risposta è proprio in quel video. Vedi le prove! Caramelized Nox, grazie per i 35 mesi, come se? Come se? Il cuore. Qualcosa che può spiegare la discrepanza tra il video e la sua testimonianza. Evidenze che spiegano la testimonianza. E chi c'è là? C'è da inizio gioco? Sì, il badge, il badge. Discrepanze, una cosa del genere. Queste chiavi ancora. Thank you.
Vorrei rivedere il video, ma... Oppure che me lo fa riguarda tutto. Ok, lo posso andare più avanti, ma ho già visto quello che mi interessa, ti dico la verità. Anzi, aspetta un attimo. Perché ho visto solo metà di quello che mi interessa, potrei sbagliarmi. Qui è riapparsa? Aspettate. Yes, yes, assurdo, 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 assurdo. Ce l'ho la prova, ce l'ho. Ce l'ho, fra. Present evidence with gusto. C'è un pezzo di evidenza che spiega la discrepanza tra il video e la testimonianza. Ok. Ok. Ho paura di non sentire la musica fermarsi. Lamiroir, tu ti ricordi per caso di questa broccia? Ah, la broccia, la famosa broccia. È stata trovata sulla scena, vostro onore. E lo state tirando fuori ora, e perché? Pensavo avessimo già determinato che era stata droppata. Quando è stata droppata? Lo pensavo anch'io, ma non è così. Date un'altra occhiata al video. Si dà il caso che lei possieda una broccia in questo punto del video. Come vedete, qui sta indossando la broccia. Andiamo un po' avanti nel video. Broccia! Non c'è più! Cosa? La broccia è sparita nel breve percorso di 20 secondi. E ci vuole un intero minuto per passare dallo stage al backstage. Il che significa che c'è solo una spiegazione. La Lamiroir che vediamo prima della sparizione e la Lamiroir che vediamo dopo... sono due persone differenti. La broccia è stata trovata sul pavimento della scena del crimine. E non solo sul pavimento. Ma sul pavimento. Direttamente sotto. Al condotto dell'aria. Lamiroir, ditemi un po'. Avete fatto cadere la broccia mentre tornavate dallo stage al backstage? Proprio nel momento in cui avete testimoniato il crimine, magari. Sì, temo di sì. Ordine, 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 Ryukan! Procuratore Gavin! Dalla vostra espressione... suppongo non aveste idea che questo fosse il caso, vostro onore. Io in realtà lo sapevo. Ma come? Non fraintendetemi, non lo stavo nascondendo, ma non è mai passato per la mente che l'interruttore e l'omicidio avessero avuto luogo nello stesso momento. Ma l'interruttore non ha luogo, viene premuto. Quindi avevo ragione, c'era un interruttore. C'era. Poco prima che la torre del palco si alzasse, la Lamiroir è stata rimpiazzata. E chi è questo rimpiazzo? Beh, ovviamente l'uomo dietro all'illusione. Valan Gramari. Era Gramari! È una grande illusione, ma non capisco.
Sì. Lo scambio è avvenuto prima che la torre salisse, no? Ma questo finto Lamiroir sta ancora cantando. Ed è anche bravo. Eh sì. E dai, Apollo, questa è facile. Era solamente una registrazione. I Gaviners non sono una band che canta in playback, signorina. Oh, quindi mi sto sbagliando? Quando cantiamo in live, suoniamo live. Nessuna registrazione. Forse potete spiegare la Miroir? Molto bene. E diteci! Fra, questa della broccia è stata una delle avvocatate più swag della storia. Cioè, siamo a livello della... il cavo della lampada. La pazzia, eh. Mamma mia. Mamma mia. Dai, Roshi. Mamma mia, che mal di testa. Io devo continuare a cantare anche mentre mi muovevo. Andiamo a pressare. Voi stavate cantando? Sì. Il signor Gavin ha espresso il suo dislike per le registrazioni. Dunque ho usato questo. Quindi stavate cantando per tutto il tempo. Anche mentre vi trovavate rannicchiate nel condotto dell'aria. Che importanza ha dove io canti? Se ovunque io vada c'è solamente oscurità. Ma se cantavate mentre camminavate? Sì, il killer e la vittima l'avrebbero sentita. Stava cantando proprio sopra le loro teste. È vero. Ne siete sicuri? Beh, sarebbe difficile non sentire qualcuno che sta cantando nel soffitto. Ancora una volta, dobbiamo tornare allo stato della scena del crimine. So cosa intende. Lo speaker. Sì, ho capito, ma anche lei lo sente, lo speaker. Quello speaker stava pompando forte al momento dell'omicidio. Soddisfatti? Quel camerino era equipaggiato con un grosso speaker. Quindi il canto di Lamiroir nel soffitto suonava come la Lamiroir che canta sullo speaker. Ingegnoso! La sua voce nascosta la sua stessa voce! Lamiroir? Ho appena ricordato una cosa. Cosa? Quando ho sentito il rumore, gli spari, no? Mi sono cagato addosso e così io... E così? Ho smesso di cantare. Cosa? Ho dimenticato le parole che dovevo cantare. La canzone si è fermata. Fortunatamente era proprio l'inizio del secondo verso, quindi non molti se ne sarebbero accorti. Ma scusa, e Clavier non si accorge che lei non canta un pezzo della canzone che ha scritto lui? Vabbè, vediamo. Fronte, quel mixer che vi ho prestato, dov'è? Che? Quella macchina, Apollo, quella che spezza la musica in tracce. Ah, sì, me l'ero dimenticato. Ascoltiamo. Sì, dai, mondo, si può giustificare, diciamo, Clavio. Ma Samu, abbiamo di tutto in tasca, anche una chitarra. No. No, non posso interagire.
Dobbiamo guardare tutto. Un'altra volta. La canzone si ferma lì. Ma io non me ne sono accorto! Guardate il testo. Guardate il testo in cima al secondo verso. Dove dice pleasure, pleasure. Ora riascoltiamo. Ok, dice solo una volta pleasure, dice. Ok, ma vabbè, diciamo che Clavier non si è accorto che lei non ha detto pleasure una volta perché la chitarra non andava a fuoco. Io pensavo che con seconda strofa intendesse la seconda parte del foglio, invece sono quattro strofe diverse. Però cioè, mi sembra comunque strano che Clavier, che è un gran perfezionista, non si sia accorto di una cosa del genere, eh? Questa è un po' la stronzata, secondo me. E questa sì che è una prova! Siamo colpevoli di aver fatto un terribile errore! Che mi non è accaduto durante il terzo set. È accaduto durante il secondo, durante la ballata di La Miroir. Se è così! Nessuno sullo stage poteva essere il killer. Che significa che Darian Crescent potrebbe essere il colpevole. Non era sullo stage per il secondo set. Beh, procuratore Gavin. Affascinante. Sì, fine, ma era un'altra canzone. Non credo di aver mai visto un processo ribaltato così tante volte. Ma rimane un problema. Quale? La teoria del signor Fronte ha una certa logica, sì. Eppure è interamente basata sulla testimonianza della Miroir. E beh! Beh. Semplice, anche se mi dispiace dirlo. Ma e se lei stesse mentendo per proteggere l'imputato? Obiezione! Ma non hai alcuna prova. Sto dicendo solo che la verità è ancora in chiara. In chiara. Finché non abbiamo... Non la sentiremo direttamente dall'uomo in persona. Non direi? Sì. Anche se è un amico e un membro della band, Darian Crescent dovrà salire al banco degli imputati. Non vedo altra strada. Come sospettato. Finalmente, il ratto esce dal suo buco. Di merda! E sono pronto a catturarlo. Preparati alla giustizia, Darian Crescent. Mi sembra il momento propizio per... Sapete, pensavo fosse il caso di fare una breve ricreazione. La procura evochi il testimone. Preparatelo per quando ricominceremo! Non ho bisogno che mi venga ricordato. Molto bene! E allora la corte è aggiornata per una ricreazione! Assurdo! C'è proprio un altro episodio, un altro giorno praticamente. Minchia! Cioè, è diviso in tre sto processo. Enorme! No, basta, io non riesco più a parlare, tra l'altro, dopo questa uscita del giudice da tutta la vita. Minchia, fra, è enorme. Frisch, grazie qua per i 18 mesi. Grazie di cuore. Però a me turba sta cosa, perché scusami, mi sembra un po' una stronzata. Appunto, loro ci dicono
che Clavier è un grande perfezionista, ce lo sottolineano anche durante sto caso. Lo vediamo che all'inizio del caso fa il culo a Crescent perché una certa sembra sbagliare una nota. E poi non si accorge che la Miroir ha cantato male il testo. Cioè, come fa? Mi sembra stranissima sta cosa, sinceramente. Mi sembra davvero davvero strano sto fatto. Però, suppongo che la vita sia così. Sembra molto 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 weird. De mio padre de peffo.